stiamo cadendo nel ridicolo. La risposta è la reazione dei forestali, dei lavoratori forestalieri, è stata semplicemente dovuta quindi una risposta di una delegazione che è entrata dentro e ha parlato con Caldoro, una risposta assolutamente aleatoria, che non ha dato alcuna speranza ai lavoratori, quelli che erano entrati, e quindi è stata questa reazione che mi sembra più che legittima. Però dimostra ancora una volta che la Regione non ha capito lo stato di esposizione che hanno non solo i lavoratori forestali, ma i lavoratori in genere. Con chi prendersela se non con chi con, come dire, governa le istituzioni oggi? Quali sono, a vostro avviso, ci sono, se ci sono anche responsabilità da parte delle comunità montane, di cui poi di fatto i forestali sono dipendenti, e degli enti locali, quindi dei comuni? Senti, le comunità montane è ovvio hanno le proprie responsabilità, è ovvio, negli anni passati c'è stato uno sperper, su questo non c'è alcun problema, però io noto sempre e comunque che non c'è come dire, il mettere al centro di tutto le persone. Qua parliamo di persone, parliamo di famiglie, di figli che non possono andare all'università, non possono fare altro. E quando Caldoro ha gridato dal palco, ma chi vi manda? Loro giustamente hanno detto: mi mandano moglie e figli.